carissimi, siamo ancora pieni di pace, di Spirito Santo, possiamo anche dirlo per l'esperienza bella di preghiera, di condivisione che abbiamo fatto ieri. E dicevo proprio ieri che è un segno dei tempi, come negli anni passati, nei secoli passati, siamo stati noi europei a evangelizzare le Americhe, a evangelizzare l'Africa, l'Asia, e adesso sono questi nostri fratelli di questi continenti che invece ci portano l'entusiasmo della fede, mentre la nostra Chiesa diventa sempre più una Chiesa vecchia, stanca, che quasi fatica, no? Per riuscire a mantenere la fede, e molte volte quando ci riuniamo, ecco, la preghiera, la testimonianza appare stanca e quasi malata di un certo senso di inferiorità. Ecco, i cristiani tante volte sono malati di un senso di inferiorità, si vergognano davanti al mondo. E il mondo, proprio per questo, proprio perché noi pieghiamo la testa, diventa sempre più aggressivo nei nostri confronti. Allora, nessuna paura di dire che siamo cristiani, nessuna paura di dire che anche per gli uomini del nostro tempo il nome di Gesù è l'unico nome nel quale si possa trovare la salvezza. Ce lo conferma la vita di tutti i giorni. Non sono le ricchezze che riescono a riempire il cuore dell'uomo. Certo, gli uomini pensano a riempire le loro tasche di soldi, no? Come abbiamo ascoltato nella seconda lettura di oggi. E una volta c'era la ruggine che consumava i soldi messi nascosti sotto i mattoni, adesso è l'inflazione. Ma comunque, negli ultimi giorni della nostra vita, nell'ultimo giorno della nostra vita, non conterà nulla il conto in banca. Ecco, il conto in banca non conterà nulla. Quello che conterà sarà la nostra fede e la nostra carità e la nostra speranza che abbiamo verso Dio. E il Vangelo di oggi ci invita proprio a non chiuderci, anche la prima lettura. È una tendenza della natura umana, ferita dal peccato originale, quella di chiudersi, quella di fare degli steccati, di erigere dei muri. Per cui noi che cosa siamo portati a fare noi esseri umani, anche gli esseri umani religiosi? A rafforzare il senso di appartenenza e a erigere steccati. Quindi noi siamo noi e siamo i buoni, gli altri sono i cattivi, o comunque sono persone che non ci appartengono, persone di cui in fondo abbiamo paura. Ma lo Spirito Santo, ecco, rompe i muri. Lo Spirito Santo abbatte gli steccati. Lo Spirito Santo getta via le etichette. Lo Spirito Santo strappa le tende, ecco, di divisione tra sacro e profano, tra chiesa e mondo. Non a caso Papa Francesco dice che dobbiamo uscire, no? E dobbiamo andare nelle periferie. Anche perché il centro è Dio. Il centro non è il posto dove siamo noi, il centro è Dio, e Dio è sempre al di sopra di noi. E di che cosa parla infatti il Vangelo? E anche la prima lettura, se avete ascoltato. E c'erano delle persone che non appartenevano al gruppo degli apostoli, alla folla che seguiva Gesù, però usavano il nome di Gesù. E usando il nome di Gesù comunque avvenivano dei miracoli, avvenivano dei cambiamenti.
E allora gli apostoli dicono: ma quelli non sono dei nostri, non debbono fare miracoli. Come può da qualcuno che non appartiene al nostro gruppo venire del bene? Ecco, a noi molte volte, vedete, interessa aggregare persone al nostro gruppo, ma a Dio non interessa questo. A Dio interessa il bene e la salvezza di tutti. Questo non vuol dire che noi non abbiamo un'identità, questo non vuol dire che non sono importanti le famiglie, le parrocchie, i gruppi, eccetera. Ma dobbiamo capire che quello che noi dobbiamo ricercare è la giustizia e il bene, cioè Gesù Cristo. In tutte le cose noi dobbiamo cercare il bene. Quando valutiamo una persona non dobbiamo pensare se è della nostra parrocchia, oppure è del nostro paese, oppure è del nostro partito, oppure è della nostra famiglia. Ma in quella persona cosa c'è di positivo? Che cosa mi può dare di buono quella persona? Invece noi siamo portati naturalmente, no? L'ultima frase, non so se avete fatto caso della seconda lettura, non dimentichiamo che noi esseri umani siamo stati capaci di condannare, di uccidere il giusto. E chi è il giusto? È Gesù Cristo. E perché è stato ucciso Gesù Cristo? Perché gli uomini religiosi di allora, che pure erano il popolo eletto, i sommi sacerdoti, gli scribi e tutti i gruppi, farisei, sadducei, vedevano che quest'uomo, per loro appariva un semplice uomo, per quanto straordinario, era fuori dagli schemi. Cambiava le regole, comunque le metteva in discussione, rompeva gli steccati, accoglieva le donne, accoglieva i pubblicani, accoglieva i peccatori, però anche se faceva il bene non era dei nostri, non era dei nostri, dicevano i capi dei sacerdoti e i capi del popolo quando lo uccisero, e poi anche i romani, no? Dice: ma chi è questo straccione qui che addirittura si proclama re? La famiglia umana è stata capace di condannare, di uccidere il giusto. Perché non lo capiva? Perché era chiusa di mente. Allora ecco, dove c'è lo Spirito Santo c'è l'apertura al bene, da qualunque parte il bene provenga. Dove invece c'è lo spirito del male c'è la divisione e l'uniformità. Allora, quando il diavolo esiste, voi sapete che la parola diavolo vuol dire proprio divisore, diaballo, mettersi in mezzo. Da una parte egli divide, dall'altra parte lui non ama le diversità. Ecco, i cattivi sono fatti quasi tutti con lo stampino, si assomigliano tutti. Invece lo Spirito Santo cosa fa? Unisce, ma unisce senza uniformare. Lo Spirito Santo unisce come unita una orchestra quando si fa una sinfonia. Non c'è uno strumento musicale che sia uguale a un altro, non c'è un suono che sia uguale a un altro suono, eppure ogni suono contribuisce alla melodia, e la melodia è dolce, è bella. Invece un sasso è in ogni parte uguale a un'altra parte che lo compone, ma non ha bellezza, è pesante e se ti viene addosso ti uccide. Una melodia invece, se ti raggiunge, non ti uccide, ti edifica, ti esalta, ti fa crescere, ti
che dà dolcezza. Quindi lo Spirito unisce le diversità, perché ogni diversità che viene dallo Spirito è una ricchezza. Il diavolo divide, ma prima di aver diviso ha pietrificato, ha annullato le diversità. Questo ci porta a parlare, no, anche di un sentimento che è tipicamente diabolico, che è il sentimento dell'invidia e della gelosia. È distruttiva, ecco, l'invidia. Non vi è nulla di più distruttivo per una comunità, anche religiosa, l'invidia. Che cos'è l'invidia? L'invidia è uno stare male per il bene degli altri e uno stare bene per la sofferenza degli altri. È il contrario della carità, perché la carità è un piangere con chi piange, è un godere con chi gode. L'invidia naturalmente nasce dalla natura dell'uomo corrotto, dal peccato originale che ha segnato l'uomo, ma ecco, se è naturale che possono nascere nei nostri cuori le invidie, le gelosie, che poi se vengono lasciate a loro stesse distruggono una comunità, anche religiosa, un gruppo, una qualsiasi realtà. Però ecco, per noi cristiani, che abbiamo lo Spirito Santo e quindi abbiamo la carità, noi abbiamo la medicina per l'invidia, che è la carità. Naturalmente ci vuole disciplina, ci vuole una vita spirituale intensa, perché chi non sa dominare le proprie passioni non è maturo spiritualmente. Ma la carità è l'antidoto. Ecco, quando entra l'invidia, la gelosia, vi dicevo, in un cuore è come il morso del serpente, è un veleno che può necrotizzare, far morire un'anima e staccarla da un contesto, da una comunità. Quando una cellula è necrotizzata, stacca di avere, smette di avere vita e prima o poi si stacca dal corpo in cui si trova. Però la carità è l'antidoto, una carità che è preghiera. Quando noi ci accorgiamo che abbiamo invidia o gelosia verso una persona, la dobbiamo amare ancora di più, dobbiamo pregare per quella persona, dobbiamo pregare che il nostro rapporto, che il rapporto tra me e una persona di cui io magari ho invidia, sia in Dio. Non solo, ma dobbiamo rafforzare la nostra vita interiore. Si racconta di Santa Teresa di Gesù Bambino, o meglio, lo racconta lei nel suo diario, no? Adesso siamo nella novena delle rose a Santa Teresa di Gesù Bambino, e lei dice che c'era nella comunità una suora che aveva il dono, così lo chiama lei, di dispiacerle in tutto. E questa persona aveva invidia probabilmente verso Santa Teresa, la maltrattava, la rispondeva male, eccetera. E lei si sforzava, Santa Teresina, di essere più buona, più gentile con questa persona. Ogni volta che la vedeva, le faceva un sorriso. A un certo punto questa persona ha cominciato a cambiare nei suoi confronti. Poi un giorno, addirittura rompendo il silenzio, che nei monasteri di clausura è molto rigido il silenzio, le dice: sorella, lei mi perdonerà, ma io le devo fare una domanda. Ecco, si davano del lei una volta le suore per mantenere il distacco, no? Per evitare le amicizie particolari. E allora le dice: ma che cos'è che le piace tanto nella mia persona? Non conoscevo quello che c'era nel cuore di Santa Teresa. Perché lei mi sorride sempre? Perché io le sono tanto simpatica? E Santa Teresa risponde: lei vuole sapere che cosa mi piace tanto nella sua persona, che cosa vedo nella sua persona. Io vedo Gesù nella sua persona. È Gesù che mi piace tanto.
E quando questa suora poi ha finito i suoi giorni, Santa Teresina l'ha custodita fino alla fine e è stata lei a chiudergli gli occhi. E questa è la carità. Amare chi ci ama, amare chi è simpatico, chi è bello, è troppo facile. Dice il Signore, ma se amate chi vi ama, che merito ne avete? Tutti, anche i peccatori, anche gli animali che agiscono d'istinto, amano chi li fa mangiare o chi appartiene alla loro specie, amano i loro figli. L'amore vero è quello che costa, l'amore vero è sempre crocifisso. E noi possiamo dimostrare se amiamo veramente quando amiamo coloro che ci hanno fatto del male, quando amiamo coloro che ci hanno fatto soffrire. Ovviamente questo non si improvvisa, C'è un cammino, c'è un'ascesi, c'è un combattimento, c'è un rafforzare la volontà, perché col sentimento tante volte noi non riusciamo ad amare chi ci ha fatto soffrire. Ma questa è la via da seguire. In fondo noi abbiamo condannato e ucciso il giusto che è Gesù, ma questo giusto ha dato la vita per noi peccatori, perché noi da peccatori diventassimo giusti e lui prendesse su di sé il nostro peccato. Allora ecco la Vergine Santissima. Lei sotto la croce, quando ha ascoltato la parola del Figlio, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, sicuramente come tutte le altre parole che ha ascoltato del Figlio l'ha meditata e l'ha fatta sua, lei è anche la madre del perdono e della misericordia, lei possa intercedere perché diventiamo maturi in ogni cosa, diventiamo santi veramente e riusciamo ad amare in modo tutto speciale e particolare le persone che ci sono antipatiche, che ci hanno fatto soffrire, perché vediamo in esse il volto del Figlio di Dio, il volto di Gesù, che è l'amore della nostra vita. Così sia. Amen. Credo in un solo Dio. Amen.